bambina di nome Renetta, che viveva in un piccolo paese circondato, fin dove poteva spingersi lo sguardo, da alberi di mele, mele di tutti i tipi. C'era anche un ruscello che scorreva tra gli alberi e le case, e un pozzo, e più in là c'era un mulino le cui macine, con qualche adattamento, venivano usate per preparare le marmellate di mele, naturalmente. Più in là ancora nessuno era mai andato. Renetta amava molto il suo piccolo paese, ma soprattutto le piaceva stare sugli alberi a guardare come cambiavano aspetto a seconda della stagione. Tutti pensavano che fosse un po' matta a stupirsi ancora della fioritura dei meli e scuotevano la testa quando la vedevano seduta tra i rami a spiare la nascita dei primi boccioli tra le foglie tenere di primavera, oppure quando applaudiva alla prima apparizione delle piccole mele verdi. Non capivano proprio cosa ci fosse da stupirsi tanto. A Renetta piaceva anche il vento che scombinava petali e foglie, le piaceva giocare a nascondino dietro i tronchi e soprattutto le piaceva immaginare che un giorno il nonno le avrebbe rivelato il segreto per inventare un nuovo tipo di mela tutto speciale, metà rossa e metà arancione, con una sfumatura di verde oliva.